Giovani, fidatevi di Gesù, lui va sempre avanti, con noi. È una persona che può portarvi avanti, non un'illusione. Non delude mai, è un compagno fedele. E gettate le reti per costruire un mondo migliore. È il cuore del messaggio lasciato da Papa Francesco domenica sera ai 100.000 giovani sardi incontrati in largo Carlo Felice, ultima tappa della sua visita pastorale a Cagliari. Parole arricchite dall'esperienza personale della vocazione, ricordata con emozione esattamente 60 anni dopo. Il Signore mi ha fatto sentire fortemente che dovevo andare per quella strada. Avevo 17 anni. Sono passati alcuni anni prima che questo invito fosse concreto e definitivo. Dopo sono passati tanti anni con alcuni successi, di gioia, ma tanti anni di fallimenti, di fragilità, di peccato. 60 anni sulla strada del Signore, sempre con Lui. Non mi sono pentito, non perché io mi sento Tarzan e sono forte per andare avanti, ma perché sempre, anche nei momenti più bui, nei momenti del peccato, nei momenti di fallimento, ho guardato Gesù e mi sono fidato di Lui, e Lui non mi ha lasciato da solo. Sono felice di questi 60 anni con il Signore. La fede in Gesù, ha concluso Papa Francesco analizzando l'episodio evangelico della pesca miracolosa, conduce ad una certezza fondata non soltanto sulle nostre qualità ed abilità, ma sulla parola di Dio. Prendete il largo, uscite da voi stessi, piccoli passi, uscendo da voi stessi verso Dio e verso gli altri, aprendo il cuore alla fraternità, all'amicizia, alla solidarietà, e siate gioiosi e pieni di speranza, perché senza speranza potete finire a vendere la vostra gioventù a chi vende morte. Prima della benedizione il Papa ha aggiunto che ci sono però anche scelte sbagliate di distruzione. Oggi in Pakistan, per una scelta sbagliata di odio e di guerra, ha detto, è stato fatto un attentato e sono morte 70 persone. Questa strada non va, non serve, soltanto la strada della pace che costruisce un mondo migliore.